Juve, De Ligt inizia la riabilitazione alla Continassa. De Ligt ha iniziato oggi alla Continassa, centro di allenamento della Juventus, il percorso riabilitativo dopo l'operazione alla spalla destra del 12 agosto scorso. È la principale novità nella seconda settimana di lavoro del neotecnico Andrea Pirlo, senza i giocatori impegnati nelle varie nazionali. Come da programma, spiega il club bianconero, Douglas Costa e Dybala hanno svolto una seduta di allenamento personalizzata, mentre Bentancur e Ramsey hanno lavorato in gruppo. Giornata di scarico per Sami Khedira. L'allenamento si è concluso con una partitella intervallata da esercizi atletici. Castagne a un passo da Leicester. Timothy Castagne è vicino a lasciare l'Atalanta. L'esterno belga è a un passo dall'accordo con il Leicester che verserà nelle casse della DE una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Milan Brahim Diaz. Definita la modalità, aggiornamenti sul passaggio di Brahim Diaz al Milan. I rossoneri sono sempre più vicini a chiudere la trattativa con l'esterno. Mancano gli ultimi dettagli, ma la trattativa già martedì potrebbe essere conclusa. L'operazione si imposterà su un prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Per il Real Madrid. Verona. Idea Raspadori per l'attacco. L'Hellas Verona ha messo nel mirino il giovane Giacomo Raspadori. Secondo quanto riportato da Tutto Sport, il club scaligero ha chiesto informazioni per l'attaccante che si è messo in luce nell'ultima parte di stagione con i neroverdi. Tuttavia il Sassuolo non ha intenzione di cedere, anzi, per Raspadori è pronto un contratto fino al 2025. Anche il PSG punta Depay, non solo il Barcellona, su Memphis Depay c'è anche il Paris Saint-Germain. Come riporta France Football, il IS Leonardo vorrebbe infatti aprire una trattativa quanto prima con l'Olympique Lione per il forte attaccante olandese. Classe 94, Depay è in Ligue 1 dal 2017. Venezia. Rinnovano Malele e Zerini. Il Venezia non ha intenzione di perdere due dei suoi pezzi pregiati, il portiere Luca Lezzerini e il centrocampista Youssef Malele. I due negli ultimi giorni sono stati sondati dal Genoa, ma l'intenzione del club lagunare è quello di trattenerli almeno un'altra stagione. Come riferisce Trivenetogoal.it, il club avrebbe proposto il prolungamento, con ritocco dell'ingaggio, di contratto ai due calciatori. Inter. Brazão in prestito al Real Oviedo. Nuova avventura per Gabriel Nascimento Reisende Brazão, che torna in Spagna con la formula del prestito. Il portiere brasiliano lascia nuovamente l'Inter per trasferirsi infatti al Real Oviedo fino al 30 giugno 2021 dopo l'avventura della passata stagione all'Albacete. Ufficiale, Milan. Ibrahimovic ha rinnovato fino al 30 giugno 2021. Ora è ufficiale. Ibrahimovic ha rinnovato con il Milan. Ecco il comunicato del club rossonero. AC Milan è lieto di annunciare di aver raggiunto l'accordo per il rinnovo contrattuale di Zlatan Ibrahimovic estendendo il sodalizio con il club rossonero fino al 30 giugno 2021. Il campione svedese prosegue il suo straordinario percorso con la maglia rossonera iniziato nel 2010 con 85 presenze, 56 gol, uno scudetto e una supercoppa italiana, e poi riavviato lo scorso gennaio per contribuire in modo significativo al ritorno del Milan in Europa, con 11 gol realizzati in 20 partite, tra campionato e Coppa Italia, e valicando la pietra miliare delle 100 presenze in rossonero. Zlatan Ibrahimovic, nella giornata di oggi, si è unito ai suoi compagni di squadra e all'allenatore Stefano Pioli al centro sportivo di Milanello, dove ha svolto il suo primo allenamento stagionale. De Agostini lascia il Pordenone. Michele De Agostini lascia il Pordenone, il comunicato del club neroverde. Michele De Agostini, in scadenza di contratto, non farà parte della rosa del Pordenone 2020-2021. Il difensore è stato un trascinatore e un punto di riferimento nelle ultime storiche annate neroverdi. In 5 stagioni ha vestito la nostra maglia 170 volte, fra Serie C, vittoria di campionato e Supercoppa, 3 playoff e l'esperienza in Team Cup, e Serie B, fino alla semifinale playoff. Mkhitaryan giocherà nella Roma. Henrik Mkhitaryan giocherà nella Roma anche nella stagione 2020-21. Il trequartista armeno e l'Arsenal hanno trovato l'accordo per la risoluzione del contratto, come confermato dal club inglese, consentendogli di continuare la propria avventura in giallorosso dopo l'anno passato in prestito. Man United. Visite mediche per Van de Beek. È praticamente perfezionato il trasferimento di Donny Van de Beek dall'Ajax al Manchester United. Il centrocampista olandese, che nei giorni scorsi sembrava sul punto di passare al Barcellona, sta svolgendo le visite mediche con i Red Devils e, come riporta il De Telegraaf, non partecipa agli allenamenti della nazionale olandese, fra qualche giorno avversaria dell'Italia. A breve è previsto l'annuncio del passaggio del giocatore al club di Premier. Ibra.
Pirlo in campo pensava ad allenatore. Sono contento per Andrea Pirlo. Quando era calciatore, già si vedeva che aveva un altro pensiero, differente dagli altri. Pensava più ad allenatore, come doveva giocare la squadra, come parlava di calcio. Lo dice Zlatan Ibrahimovic, fresco di rinnovo con i rossoneri, in una videointervista pubblicata sulla pagina Facebook del Milan. Andrea Pirlo sarà allenatore in futuro, sicuramente, aggiunge. E sono contento che ha l'occasione di allenare una grande squadra come la Juventus. Cagliari. Preso Marin dall'Ajax, Razvan Marin è ufficialmente un giocatore del Cagliari. Il club sardo annuncia l'arrivo del centrocampista su Twitter postando la sua foto. Ciao Razvan. Il 24enne nazionale rumeno arriva dall'Ajax. Verona. Preso il portiere Pandur, Hellas Verona FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo da HNK Rijeka il diritto alle prestazioni sportive del 20enne portiere croato Ivor Pandur, che ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2025. Ivor Pandur ha totalizzato 24 presenze con l'HNK Rijeka, di cui 20 nella 1. HNL, la prima divisione croata, dove ha giocato 18 partite nella stagione 2019-20 e 2 nella corrente stagione 2020-21, nella quale il classe 2000 ha difeso la porta della squadra della sua città natale nelle prime due partite di campionato, disputate il 15 e 21 agosto scorsi. Ivor Pandur è stato nazionale croato con le selezioni giovanili Under 15, 2 presenze, Under 17, 4 presenze, e Under 19, 6 presenze. Hellas Verona FC dà il benvenuto a Ivor Pandur e gli augura le migliori soddisfazioni personali e di squadra in maglia gialloblu. Rakitic vicinissimo al ritorno al Siviglia. Ivan Rakitic potrebbe presto far ritorno al Siviglia. Il centrocampista croato, arrivato al Barcellona dal club andaluso nel 2014, è infatti in trattativa per svincolarsi dai Blaugrana, dopo che il nuovo tecnico Koeman gli ha annunciato che non rientra nel suo progetto. Secondo Marca siamo solo ai dettagli. Il Siviglia chiuderebbe così il terzo affare di questa estate, dopo il riscatto di Suso e l'acquisto di Oscar Rodriguez dal Real Madrid. Napoli, ufficiale. Zielinski ha rinnovato fino al 2024, mancava solo l'ufficialità, che ora è arrivata. Piotr Zielinski ha rinnovato il suo contratto con il Napoli fino al 2024, lo ha annunciato il club partenopeo con un post sui suoi canali social. Neymar. Resto al PSG e punto alla Champions. Neymar resta al PSG e mette fine alle voci che lo davano per partente. Parlando alla rivista ufficiale del club parigino, la stella brasiliana, ex calciatore del Barcellona, come riporta Mundo Deportivo, ha spiegato l'obiettivo di questa stagione. Abbiamo l'ambizione di tornare a giocare la finale di Champions League, ma questa volta di vincerla. Lazio, ufficiale. Immobile rinnova fino al 2025. Ciro Immobile si è legato alla Lazio per altri 5 anni, fino al 2025. Lo annuncia Stefano De Martino, direttore della comunicazione biancoceleste. È una scelta professionale, di cuore e familiare. Immobile è attenzionato dalle squadre più importanti visto che è il detentore della scarpa d'oro. Con questo atto, la Lazio sottolinea la volontà di cementare quanto svolto nell'ultima stagione per poi migliorare ulteriormente la rosa. Con questa scelta, Immobile ha optato per la Lazio a vita. È un professionista che vuole sempre migliorarsi e vorrà di certo alzare l'asticella in merito ai suoi obiettivi personali, ha aggiunto De Martino in una nota. Benevento, tutto su Justin Kluivert. Dopo aver chiuso gli affari la Padula e Caprari, il Benevento resta scatenato sul mercato e punta tutto su Justin Kluivert. L'agente del giocatore, Mino Raiola, sta facendo di tutto per convincere il suo assistito ad accettare la corte di Inzaghi, puntando sul fatto che in Campania potrebbe trovare molto più spazio di quello che ha avuto nell'ultima stagione a Roma.